Allora, siamo sotto il comune di Frascati e qui vedete una rappresentanza delle varie ditte che sono rimaste impelagate nella storia dell'ampliamento del cimitero di Frascati. Ieri c'è stato consiglio comunale, si è parlato per circa tre ore, anzi più di tre ore, di questo argomento, ma a voi non va avvertito nessuno, non sapevate nulla. Perché non c'era, c'erano 5-6 persone fra il pubblico. Oh, e voi oggi siete qui per che cosa? Per poter cercare di capire il futuro di questo cimitero. Facile. Intendiamo praticamente riportarci tutto quello che è possibile nelle nostre case. Riprendiamo i nostri materiali. Ecco, perché noi, ci sono anche stipendi da noi sappiamo che ci sono, mi sembra la Minutillo, da agosto non prendo lo stipendio, giusto? Poi abbiamo saputo che il sindaco va incontrato diverse volte. Mai. Come mai? Il sindaco non si è mai fatto vivo. Il sindaco ha detto che ha ricevuto tutti i lavoratori, tutti l'assessore. È venuto giù l'assessore. Vabbè. L'assessore. Abbiamo chiesto più volte di poter essere ricevuto proprio perché l'altro giorno abbiamo fatto l'ultima missiva minacciando di fare denuncia alla magistratura e ci hanno dato oggi la conferma di un appuntamento alle 11. Col sindaco. Che speriamo col sindaco. Speriamo col sindaco. Oh, ci hanno detto che parecchie ditte non sono state saldate. Tutte, quasi tutte, tutte. Quasi tutte. Ma a quanto ammonta, diciamo, se oggi dovesse venire qui un assuntore che dice pago tutto io, fra stipendi, lavori, eccetera, quanto lo sapete perlomeno di che cosa si parla? Si arriva intorno a occhi e croce, sono 8-900 mila euro. 8-900 mila euro. Se venisse qui un assuntore, uno che dice rilevo tutto, pago tutto io. 600-700 mila euro. Ma allora tutti i cittadini fraschiatani, perché ieri in consiglio comunale un consigliere ha fatto presente, dice oggi è l'una, mi ha telefonato una signora che ha fatto un avversato in acconto 44 mila euro su 68 mila per un logolo, una tomba. Ma sti soldi che fine hanno fatto? Non lo sapete? Dovete chiedere a Tuscolania. Ma esiste ancora a Tuscolania? Sì, infatti il discorso è questo, che adesso loro vogliono continuare i lavori senza pagare il vecchio. Vogliono andare Dice facciamo tabula rasa e la copertina di Bologna è sparita. Adesso è sparita. È subentrato a Tuscolania. Però il sindaco so che sta in contatto con la CCC. Sono 6 mesi. Infatti, gli mandano le diffide, però non succede nulla. Poi dice che il sindaco gli ha detto, dice avevamo un appuntamento giorni fa, questo appuntamento è saltato, dice non per colpa nostra. Questo io ve lo dico perché visto che adesso voi sarete ricevuti dal sindaco, gli dite allora il general manager della CCC che dice, che fa? Questo vogliamo oggi avere. Avere notizie di come si stanno muovendo. Non è mai mantenuto e basta, è ora di stringere un po' la situazione. Vabbè, allora io aspetto qua, voi andate su, parlate col sindaco, poi quando tornate cortesemente, perché pure la cittadinanza è allarmata, non si riesce a capire quanti siano coloro che hanno prenotato, versato e che si ritrovano. Certo, questo è un fatto proprio scellerato. Un'amministrazione possa arrivare a questo. Un fatto scellerato. Va bene, allora in bocca al lupo, io vi aspetto qui sotto.